Spirito Santo. La grazia del nostro Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Carissimi, viviamo insieme una notte particolare. Tra poco ci metteremo in cammino verso il nostro santuario, accompagnati da un segno molto caro alla tradizione cristiana, la luce. Quando si parla di luce, si pensa a Gesù, venuto nel mondo per vincere le tenebre. Camminare nella luce è vivere nella sua grazia, scoprire l'invisibile che ci accompagna tutti i giorni della nostra vita, che illumina le nostre giornate come ora vuole illuminare i nostri volti nel buio di questa notte. Come se vedessero l'invisibile, è infatti il tema di questa notte dei santuari, che iniziamo proprio con il segno di questo fuoco a cui accendiamo le nostre lampade. Dal libro del profeta Isaia. Alzati, rivestiti di luce, perché viene la tua luce. La gloria del Signore brilla sopra di te. Poiché ecco, la tenebra ricopre la terra, nebbia fitta avvolge i popoli, ma su di te risplende il Signore. La sua gloria appare su di te. Cammineranno le genti alla tua luce. Preghiamo. Sii benedetto Dio Padre Onnipotente. Tu in principio hai creato la luce e hai acceso nell'uomo, fatto a tua immagine, la scintilla del tuo amore. Con una colonna luminosa hai guidato il tuo popolo errante nel deserto verso la terra promessa. Nella pienezza dei tempi hai mandato il tuo figlio a portare nelle nostre tenebre l'ardente luce della verità e della grazia. E dopo la sua gloriosa ascensione hai effuso la fiamma del tuo spirito sulla Chiesa nascente. Benedici questo fuoco. E fa divampare nei nostri cuori l'incendio della tua carità. Per Cristo nostro Signore. Amen. Possiamo accendere un veloce? No, piegate perché sono mica di accendere. Basta non piegare troppo e non versare la cera. Signor, tu sei la luce di chi avrò di Forza avrà, te amarà.
corsia, quindi vi chiedo di stare tutti insieme su una corsia. Santa Maria del Cammino, sempre sarà con te. Vieni, o Madre, in mezzo a noi, vieni Maria qua giù. Cammineremo insieme a te verso la libertà. Quando qualcuno ti dice nulla mai cambierà, lotta per un mondo nuovo, lotta per la verità. Vieni, o Madre, in mezzo a noi, vieni Maria qua giù. Chiusa in se stessa va, offri per primo la mano a chi è vicino a te. Vieni, o Madre, in mezzo a noi, vieni Maria qua giù. Cammineremo insieme a te verso la libertà. Cammineremo insieme a te verso la libertà. Prega
piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito. Tranquille, mi fai tu disertarmi, può mancare nei tuoi pascoli. Per me hai preparato il pane. Il calice mi hai colmo di vino celestiale. Signore, sei tu il mio pastore, nulla mi può mancare nei tuoi pascoli. Maria, Maria.
e viva Maria! Ecco, arriviamo tutti davanti alla porta del santuario con la lampada. Padre nostro, dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ognuno accende la sua lampada. Alla lampada maggiore che è Gesù. A questo punto si posiziona la lampada fino alle porte del luogo di grazia. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Al termine del nostro pellegrinaggio siamo giunti alle porte del nostro santuario. Molte volte le abbiamo attraversate, ma adesso intendiamo farlo sotto una luce diversa. Là, con la consapevolezza, cioè di entrare in un mistero di grazia che abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni, ma che spesso ci sfugge. Ce le spegniamo. Thank you.
Benedetto sei tu, Signore, Padre Santo, che hai mandato il tuo Figlio nel mondo per raccogliere l'umanità mediante l'effusione del tuo sangue, uomini lacerati e dispersi dal peccato. Tu lo hai costituito pastore e porta dell'oblio, perché chi entra sia salvo e trovi i pascoli della vita. Dona ai tuoi fedeli che vagano questa soglia di essere accolti alla tua presenza e di sperimentare, o Padre, la luce del tuo Figlio che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Santa Maria di Valverde, sia chi è di casa, sia chi viene da altre comunità, ora i lumini possono essere spenti, ci sarà poi un altro momento previsto in cui verranno